Eccoci qua. Bustine, album, PlayStation. E siamo tornati. Oggi ragazzi qui per fare la serie di calciatori panini. Ogni calciatore di Serie A, quelli di Serie B non li metto anche se c'è in PES. Ogni calciatore di Serie A che trovo lo vado a inserire nella squadra di PES e gioco contro qualche squadra. Non gioco online perché non posso costruirmi la squadra che voglio, cioè devo... Non posso neanche col My Club volendo. Quindi ragazzi, facciamo sì che questo qui sia un video bello. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Massi06. E oggi siamo tornati qua dello spacchettamento dopo quello di ieri dei Pokémon. Che è andata bomba. Con lo spacchettamento dei calciatori panini. Oggi ragazzi avremo 9 pacchetti e faremo solo 2 partite. Quindi 2 squadre ragazzi. Vado ad aprire PES e iniziamo a spacchettare. Ok ragazzi, sono andato su modifica, mi sono creato la squadra con il nome Calciatori Panini, con lo stemma della squadra di PES, delle squadre inventate. Ragazzi, apriamo 5 bustine per la prima squadra e 4 bustine. Comunque ragazzi, se trovo un portiere per la prima squadra e non lo trovo per la seconda, uso quello. Andiamo con la prima bustina di oggi ragazzi, spero di trovare qualcosa. Attenzione. Allora, Gervinho. Oggi ragazzi sarà un video lungo. Kevin Bonifazi. Fabio Quagliarella, attenzione, già una squadra della Madonna. Non hai vinto, ovviamente. 3 del Trapani, vabbè, non ce ne frega. 3 dell'Ascoli e Zurkowski, che dovrebbe essere in teoria un portiere, se non vado errato. Dovrebbe essere un portiere. Anzi, se vado a cercare nell'album magari. Allora, vado nella Fiorentina. Hellas. Fiorentina. No, non è per niente. Non è per niente un portiere. Comunque, ragazzi, primi 4 giocatori. E direi di andarli ad aggiungere. Ok ragazzi, i primi giocatori inseriti, direi di andare con la seconda bustina di oggi. Allora, Leonardo Spinazzola, ex della Juve. La maglia del Napoli non c'entra niente, quindi non la inseriamo. Fiorentina Woman. Non abbiamo vinto. Diego Godin, ci rafforziamo subito alla difesa. Attenzione. 3 del Cosenza. E Acerbi e Florenzi andremo ad aggiungere anche questi, visto che sono dei giocatori che giocano in Serie A. Quindi, ragazzi, vabbè. Quindi direi ragazzi di andare ad aggiungere questi altri giocatori. Bella. Ok, ragazzi, altri giocatori inseriti. Direi di andare con la terza bustina. Non abbiamo ancora trovato un portiere, ma ci rifaremo. La parte del bus dell'Atalanta che credo che mi manca. La prima parte del bus del Sassuolo. 3 giocatori del Livorno. Non abbiamo vinto. Nicolo Zaniolo, attenzione! 3 del Salernitana e Piluso, ex della Juventus. Andiamo ad aggiungere altri questi. Facciamo ragazzi che col bus dell'Atalanta mi vado ad aggiungere un portiere, cioè Gollini, perché sennò qua il portiere non lo trovo più. Magari lo trovo nel prossimo pacchetto, ma nel dubbio chi se ne frega, quindi bello. Ok ragazzi, quarta e penultima bustina della prima squadra. Sergio Floccheri. La prima parte del pullman del Parma. Poi abbiamo ancora Modena, questo è lo scudetto che non ho riconosciuto. Padova, Piacenza e Ravenna. Ravenna. Non abbiamo vinto. Jan Caramò. E Arkadiusz Milik, ragazzi. Ah, e anche 3 del Chievo Verona. Andiamo ad aggiungere Floccheri, Caramò e Arkadiusz Milik. Poi apriamo l'ultima bustina per poter completare la nostra prima squadra. Bella. Ok, ragazzi, quinta bustina e ultima per la nostra prima squadra di today. Attenzione perché troviamo subito 3 del Pisa. La squadra dell'Inter femminile, Lorenzo Pellegrini, non abbiamo vinto.
Bruno Alves, Marlon, che non è Brandao, e tre giocatori del Pordenone. Ragazzi, cioè, ho bisogno anche di un secondo portiere, quindi facciamo che con il bus del Napoli di prima mi vado ad aggiungere il secondo portiere. Bello.